Torna in ritiro il Napoli di Luciano Spalletti, un ritiro atipico perché invernale, ma come altre squadre di Premier League anche il Napoli ha scelto la Turchia come sede del ritiro durante la pausa dei mondiali di Qatar 2022 ed è stata anche già scelta definitivamente la sede, il quartier generale degli Azzurri, che saranno ad Antalya precisamente dal 28 novembre. Come vedete però la meta prescelta è vicino al mare. Ed è soprattutto ad Antalya, a circa 23 km dall'aeroporto e dal centro cittadino. Il resort lo vedete, il Regnum Caria Hotel Belek, l'ex Golf & Spa Resort, che sarà la casa degli Azzurri per circa 2 settimane. L'impianto vanta 3 campi di calcio, che soddisfano gli standard UEFA e FIFA, oltre ad avere una clubhouse di 320 metri quadrati, dove ci sono 2 spogliatoi, un magazzino ed una stanza per gli arbitri. Insomma, tutto l'occorrente anche per organizzare le amichevoli invernali degli Azzurri. Luciano Spalletti ne vorrà 3, una di queste 3 è già stata scelta. L'avversario sarà il Fatih Karagümrük di Andrea Pirlo, che annovera tra l'altro tra le sue fila ben 3 italiani, Viviano, Ricci e Borini, i calciatori del Napoli però che parteciperanno al mondiale in attesa di ufficialità, chiaramente. I calciatori del Napoli che parteciperanno al mondiale però chiaramente in attesa di ufficialità non dovrebbero quindi partire inizialmente per il ritiro. Lo ricordiamo, sono Matias Oliveira, Mario Rui, Kim Min-jae, Anguissa, Zielinski ed Irving Lozano. Non essendosi qualificata l'Italia però ci saranno Raspadori, Di Lorenzo, Politano, Zerbin e Alex Meret come Osimhen e Lobotka, le cui nazionali non parteciperanno al mondiale.